Sui vasti altipiani della Murgia Barese si stende Poggiorsino e lo sguardo spazia sulla valle del torrente Roviniero, affluente del Basentello. Un territorio verde nella primavera, dorato e arso nell'estate, che sempre consente un'immersione nella natura e nel paesaggio. Il comune di Poggiorsini è un piccolo comune ma molto bello e prezioso per tutto il territorio. Ha un'altitudine di circa 461 metri sul livello del mare e ha i confini con la Lucania. Facilmente raggiungibile grazie alla rete viaria che attraversa lo stivale, Poggiorsini è il più piccolo comune dell'entroterra barese. Uno spicchio di Puglia in cui Poggiorsini ha giocato un ruolo principe nella storia politica ed economica. Tra le tracce storiche più antiche spicca il Castello dei Garagnone, che secondo alcune ricerche sembra insistere sul luogo di fondazione dell'antica Silvium, citata da Strabone, Tito Livio e Diodoro Siculo. Di certo si tratta di un insediamento di natura strategica sorto lungo il percorso dell'antica via Appia. Successivamente appare in numerosi documenti medievali e viene citato nell'elenco di castelli e domus appannaggio dell'imperatore Federico II. Un esempio di quanto questi feudi fertili siano stati per secoli molto ambiti. Nel periodo medievale questa città era sotto il dominio degli Altavilla di Andria fino al 1190. Successivamente è passata ai papi che l'hanno donato al cavaliere di Malta. Il 1600 circa poi è passato come feudo degli Orsini, una grande famiglia di Roma, eccetera, che era anche a Gravina. Proprio agli Orsini si deve la fortuna del borgo antico, le cui origini risalgono alla seconda metà del XV secolo. In quel periodo le masserie presenti sul territorio si conglomerarono attorno al centro di Casale di Macchiavetrana e la famiglia Orsini concorse all'edificazione dei principali monumenti: un palazzo ducale, residenza estiva degli Orsini, la chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e la chiesa matrice, che conserva alcune pregevoli opere settecentesche. La ricchezza di questo territorio, circoscritto nel comprensorio comunale di 43 km quadrati, è rappresentata dalla qualità delle matrici ambientali, rimaste inalterate nei secoli e che hanno concorso allo sviluppo di fiorenti attività economiche. Pur compreso nel territorio murgiano, noto per essere siccitoso, Poggiorsini vanta una particolarità, una propria e omonima fonte sorgiva. La fonte Orsini, che è un'acqua oligominerale che sgorga nel parco dell'Alta Murgia, con un residuo fisso bassissimo, iposodica e quindi ha delle proprietà diuretiche e che fanno molto bene ai reni, ed avendo una alcalinità appena superiore 7,4 eccetera, è anche buona per piccole problematiche dello stomaco. Ma la cosa più preziosa è che è a chilometro zero, cioè fa parte della nostra zona. Questa acqua oligo minerale facente parte di Poggiorsini, ma serve per lo sviluppo, come volano di sviluppo anche al territorio. Da queste acque pure traggono origine le numerose attività produttive, industriali e artigianali, che caratterizzano la tenuta del territorio, creando ricchezza e sviluppo. La nostra azienda nasce nel 1980, questa è nata grazie a un'idea di mio padre, perché aveva l'idea e la convinzione che iniziando da noi, che eravamo bambini, di farci mangiare i prodotti buoni, genuini. Quindi a partire dal latte, i formaggi, mia madre faceva i formaggi e aveva l'idea che li dovevano produrre loro.
Negli anni il sogno della famiglia Genuario si è trasformato in realtà e oggi la loro latteria può contare su un pubblico affezionato e su partnership importanti, come quella con il gruppo Granarolo. Avendo un latte di ottima qualità, perché lo produciamo noi, abbiamo pensato di fare il chilometro zero. Grazie a tantissimi sacrifici, perché se oggi siamo arrivati a questo livello, sono passati 25 anni da quando ho messo per la prima volta le mani nella pasta, come si usa dire proprio praticamente, e abbiamo raggiunto un ottimo risultato. La stessa soddisfazione emerge dalle parole di un altro rappresentante del tessuto produttivo locale, portavoce di un progetto di ampio respiro inclusivo e sociale. Il comune di Poggiorsini ha indetto una gara d'appalto per la gestione di un microbirrificio che prevedeva come un nucleo essenziale la inclusione sociale di soggetti, in particolar modo soggetti psichiatrici. Noi siamo una cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo, che lavora già da diversi anni in questo settore, e quindi ci siamo sentiti in dovere di partecipare a questa gara d'appalto e abbiamo formato un gruppo di 12 persone segnalati dai servizi di salute mentale del territorio, quindi che comprendevano i comuni di Gavina, Altamura e Poggiorsini, e questo gruppo di 12 persone è stato formato per un periodo di 12 mesi. Ci siamo addentrati più nel settore della produzione della birra, quindi abbiamo nel frattempo assunto un mastro birraio e grazie anche all'aiuto da parte della cooperativa questa città che gestisce strutture psichiatriche abbiamo portato avanti questo progetto. Un'idea e molto impegno, ripagati dal successo prima di tutto relativo ai progressi dei novelli birrai e successivamente anche in riferimento allo sviluppo economico di un comparto in rapida crescita, che in questo territorio si fregia anche dell'attività del birrificio Ostuni. Attualmente facciamo 7 tipi di birra e questi vengono commercializzati attraverso diversi canali. La maggior parte della commercializzazione la facciamo noi direttamente, perché l'obiettivo principale non è quello di vendere la birra anche, ma principalmente quello di inserire al lavoro persone meno fortunate di noi. Il lavoro è un valore fondante che concorre allo sviluppo pieno delle potenzialità del singolo. I gruppi industriali Mecano e MacPiping hanno fatto di questo assunto il mattone su cui costruire la loro fortuna. Abbiamo due aziende strettamente correlate tra loro, MacPiping, che è l'unità produttiva, e la Mecano, che è la commerciale che esporta in tutto il mondo. Chiaramente noi siamo prettamente specializzati sul petrolio per quanto riguarda estrazione, trasporto e raffinazione. Tutto quello che verte intorno al petrolio noi ci siamo. Siamo parte integrante di questo territorio. La MacPiping fa parte della compagine aziendale della Mecano, che è l'azienda capofila, e asserve ad essa per quanto riguarda tutto quello che è a disegno, tutto quello che viene progettato. Abbiamo in seno all'azienda 7 ingegneri che sono stati formati nel territorio, erano pari a zero per quello appunto che facciamo, e di anno in anno abbiamo evoluto il nostro know-how. Una realtà importante che occupa tra le 60 e le 70 persone e che ha trovato a Poggiorsini la sua naturale collocazione. Oltre al fatto dell'ubicazione della zona industriale, come è fatta, come è stata concepita, anche le persone, davvero è gente straordinaria, dove si può parlare, dire quali sono realmente le problematiche e poi alla fine tirare il meglio da quanto ci discutiamo.
queste persone, oltre a essere state formate, hanno avuto anche loro l'arduo compito di evolversi sia a livello personale sia a livello professionale, in modo tale che l'azienda arrivasse a certi tipi di livelli. Tutte aziende al passo coi tempi che hanno fatto della sostenibilità ambientale una vocazione. Così è possibile lavorare e crescere nel rispetto della natura e della complessa ricchezza territoriale che rendono Poggiorsini così speciale. C'è un qualcosa di bello nel cuore del poggiorsinese, nella operatività del poggiorsinese, che è ancora a dimensione umana. E tra le molte tradizioni del buon vivere che a Poggiorsini non sono passate di moda, vi è la cucina. Si chiude così l'ideale cerchio tra natura, produzione e consumo. La conoscenza del territorio porta in tavola i suoi frutti migliori, tra cui spicca il fungo cardoncello. Il fungo cardoncello la fa da padrona. Infatti possiamo gustarlo in vari modi, sott'olio, arrosto, oppure con una purea di fava e ovviamente funghi, oppure qua l'abbiamo fatto come un secondo piatto con capretto, patate e funghi messo in uno scrigno ricavato dal pane. Poi abbiamo peperoni cruschi, dei cavatelli fatti con le rape, dei calzoncelli di ricotta dolce con sugo di carne, della parmigiana, dei lampascioni sott'olio e poi dei salumi nostrani. Sapori, allevamento di qualità, agricoltura secondo tradizione, turismo, natura e industria sostenibile e pulita. Tutto questo è Poggiorsini, un borgo che guarda al futuro sulla base di un insegnamento antico. A fronte delle strutture e delle brutture che abbiamo nel mondo, noi dobbiamo dare l'immagine della bellezza, perché con la bellezza noi possiamo trasmettere il bene, che è il bello. I greci dicevano una cosa importante, kalos kai agathos, il bello e il buono, messo insieme possono fare l'uomo felice.